Ragazzi e bentornati sul canale Coop Agricolarum. Io sono Agri98 e sono qui oggi per portarvi la 16ª puntata dell'azienda suinicola di Agri. Oggi siamo in compagnia di Matt. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E oggi è una giornata piovosa, temporale, un grosso temporale. Tante balle siamo riusciti a portarle al biogas, alcune sono rimaste in campo, visto che piove. Però non si può andare nel campo, allora ci siamo alzati più tardi perché sono le 10:30 e niente. Mi suona il telefono, chi è che chiama? Pronto? Pronto? Sì? Mister Agri? Sì, sono io. Chi è? Salve, sono Mister Leopold. Oh, buongiorno. Tutto bene? Ma abbastanza, quando mi chiama lei è un po' preoccupante la cosa, però diciamo no, che... l'ho chiamata solo per avvisarla che è arrivato tutto il materiale che avevo ordinato, quindi anche lo spargiletame, tutto il resto, tutto qui. Bene. Niente. Io le ho già mandato via mail sul portale, sì. Le ho già mandato tutto il dettagliato, quindi tutto l'usato, il ritiro, i prezzi che avevamo concordato, il nuovo, la differenza e quindi poi il saldo finale che dovrà farmi. Esatto. Che erano? Che erano 89.000 euro. Scusi, mi è andata di traverso la saliva. Di traverso, sa, queste notizie sono un po'... Eh sì, però si porta a casa un sacco di materiale nuovo. Lo so. Vedrà che poi sarà contento. Speriamo. Niente, guarda. Se vuole passare in negozio a ritirare qualcosina, magari qualcosa poi glielo porto su io, così ha tutto il materiale a breve termine, diciamo. Va bene. Magari se viene giù con qualcosa, già che riesce a portare giù qualcosa lei, dopo quando porto io qualcosa cerco di raccattare su tutto. Niente, guarda, siamo in due e in teoria riusciamo a portare giù molta roba, facciamo il possibile. Niente, tempo di arrivare a sto punto. Ah, sono qui che aspetto io. Va bene, niente, arriviamo. Ci vediamo più tardi. A dopo. A dopo. Allora, Matt, è arrivata tutta la roba, sì, che non ti ho detto che ho ordinato, quindi... Ah, altre spese. Tanta spesa, quindi dopo c'è tanto da lavorare perché il conto tornerà molto basso. Eh già. Allora, come vedi, io nel frattempo ho preparato là tutti gli attrezzi, la rattolo, spandiconcime, l'erpice rotante piccolino, il baldacchino che mi aveva lasciato Chantalin. Ah, la botte. Esatto. Okay. E lo spandiletame che hai attorno al T7. Perfetto. Ti agganci l'erpice rotante, gentilmente. Che così io mi aggancio, spandi con cime che intanto lo vuoto e l'arattro, così glieli porto indietro, così siamo tutti più contenti. Va bene. Via la roba vecchia e arriva tanta roba nuova. Già. Niente, noi ragazzi intanto nel frattempo ci prepariamo che portiamo giù la roba Mister Leopold. Una volta che siamo arrivati dal Mister Leopold... Ci ritroviamo laggiù. Cominciamo l'arattro e poi via che si parte. Oh, bene, siamo quasi arrivati da Mister Leopold. Infatti qui c'è anche il cartello officina. Allora, la freccia. Hola. Chi è che fa il casino qua? Oh, buondì. Oh, buongiorno. Ben arrivati. Ah, grazie. Dovrebbe arrivare anche... Eccolo qua.
Ecco, quasi tutta l'attrezzatura, manca solo il più screcco degli attrezzi, che è quello lì. Porterà, dopo va direttamente la ferraglia, quello che va direttamente in fonderia. Ecco, esatto. Se me lo prendono. Ma sì, dai. Allora, se volete sganciare tutti gli attrezzi, me li sganciate qua in fondo, qua contro la recinzione qua in fondo. Ok. E poi farò fare un controllo ai miei ragazzi prima di metterli in esposizione che ne ho usato. Quindi me li parcheggiate e me li mettete tutti qua su quella parete qua. Subito. Ok. Così poi vi faccio vedere i mezzi nuovi. Oh, quelle sono, diciamo, belle notizie in un certo senso, ma cattive nell'altro. Eh sì, perché poi il portafoglio dopo calerà tutto in una volta sola. Anche se li rompiamo, Matt adesso sono suoi, quindi non ti preoccupare. È riuscito a farlo funzionare la vecchia gloria? Sì, mi è costato un sacco, adesso devo vedere se riesco a piazzarlo. Beh, l'importante è che funzioni, dai. Sì, aveva un po' di problemi, adesso l'abbiamo sistemato. Bene. Allora. Qua abbiamo il bel rimorchio del crosetto. Nel colore che me l'avevi richiesto. Bene. Nero, classico, che non tramonta. Esatto. È una bella bestia. Sì. Mentre qui ci sta. Sul camion ho già caricato lo spargilettame con un bancale di olio che mi aveva chiesto, per di grasso più che altro. Sì. Ah sì, per far funzionare bene tutto. Sì. Bene, così. E mentre qui c'è quel famoso... Sì, oh, bene. Così è carrellato, riusciamo a essere tranquilli, esatto. Si può usare anche un trattorino più piccolo. Quindi magari il crosetto 4A, se voi agganciate quello, poi vi agganciate questo qui e io vi porto sul resto con il camion. Va bene, perfetto. Magari dopo sopra vi sposto anche il trattore qui che l'ho usato. Ah, va bene. Senti, mi aggancio il crosetto, il fender, che è la sua morte, diciamo. Ok, aggancio questo. Esatto. Ecco, okay. Poi se vuole agganciarmi anche il mio conto corrente... Devo fare anche quello. Caboia. Sarebbe carino. Ah, va bene. Allora, facciamo così. Arriva la parte brutta. Arriva la parte brutta degli acquisti. Pagati. Degli acquisti. Sì. Ma poi recuperate quando iniziate a usare anche i mezzi lì. Ti ho dato anche la mancia, guarda. Guarda lì, pure 100 euro di manza, ci vado fuori a cena. Esatto. Senta Leopoldo, volevo chiedere un'informazione. Sì. Ma lei conosce qualcuno che possa costruirmi un... come si chiama? Quello che fa per il cibo per i suini? Allora, direttamente no, però quando mi chiedono io mi appoggio a Mr. Manfra, quello della cooperativa che penso che voi conosciate. Ah sì, quello del consorzio Valpiano. Esatto, proprio lui. Se avete il numero, se no ve lo do. Lui ha sotto mano alcune ditte che quando mi chiedono io faccio appoggiare a lui praticamente. Poi lui gli dà, a seconda delle zone, gli indirizza verso... la ditta più appropriata, le varie ditte, esatto, quella più vicina. E fino adesso tutti quelli che ho mandato sono rimasti tutti contenti e soddisfatti. Okay. Quindi è un tipo un po' strano, però sì, lui sì, un po' sì. Senza il suo aiutante, il suo cognato là. Ah, Schatzmüller. Quello è molto più strano ancora. Sì. Comunque, se avete il numero, altrimenti ve lo do, potete sentirlo. Tra l'altro, in questi giorni qua l'ho visto, è passato di qua e quindi è qua in zona perché stava consegnando, quindi... Ah, bene, allora lo chiamo subito, allora. Provi. Tanto che vado a casa, lo chiamo e... Ok. Se riesce a fare un salto, così gli spiego un po' quello che mi serve, ecco. Niente. Bonifico l'ho fatto, agganciamo e noi andiamo... Sì.
Io adesso vi sposto questo qui, poi dopo io col camion vengo su, vi consegno anche quella roba lì, Va tra benissimo. 10 minuti, Va bene, va ok? bene. Ok. Ok, a posto. A Buon dopo. rientro. Grazie. Ci vediamo dopo. Niente, Matt, ci tocca. Quell'ambiguo, mamma mia. Purtroppo. Allora, io. Vuoi una mano a attaccare lo spandiconcino o posso andare su nel frattempo? No, vai, vai, faccio da solo. Ora aggancio. Dopo nel frattempo chiamiamo Mr. Manfred. Eccolo qua. Arrivederci, Leopold. Buon rientro, Grazie. grazie ancora, Niente, a grazie lei. ancora dell'acquisto. Allora, prendiamo il telefono, facciamo un numero di Manfred. Per Bye bye. Bye bye. suonare suona. Quando risponde non lo so poi. Ja, qui Consorzio Valpiana, Mr. Manfred, buongiorno, come posso essere utile? Buongiorno, sono il signor Agri, buongiorno. Oh, buongiorno, signor Agri, mangia tortellini, ja, gut. No, no, comunque Nein, buongiorno, nein, nein. cosa? Oh, cosa? Senta, Cosa io. desidera lui? Riesce a venirmi a trovare che ho bisogno di una consultazione tecnica? Ja, io devo venire a trovare lei perché io ho stampato tutto, fatture, e io di primavera. E io Sì. adesso sto facendo giro di tutti i clienti a portare la fattura di primavera che voi dovete pagare entro fine estate, ja? Ok, va bene. Anzi, io chiedo, già che ho chiamato te, voi, me, insomma, trova lì a casa oggi se io passo? Sì, io sono in azienda che ti aspetto. Allora io vengo lì da voi in giornata, penso ancora oggi mattina. Va bene, va bene. Adesso sono Va le bene? 11, sono Ah! dopo pranzo, come vuoi? Oh, quando io guardo se arrivo prima di mattina, se no io fermo a mangiare uno Schweinaxel, ja, uno stinco di maiala, e dopo vengo dopo mangiato, così beviamo uno grappino per mandare giù Schweinaxel, ja. Va bene, va bene. Ja, ok, allora io vedo dopo. Dopo pranzo, dai. Ja, Alle gut. 2? Va Alle 2? bene. Va bene, ci Va vediamo alle 2 bene. allora. A A dopo, auf dopo. Wiedersehen. Salve, salve. Matteo, mi senti per CB? Sì, ti sento. Mi ha risposto là, il tipo ambiguo. Ah, Ha detto ok. viene alle 2 che ci beviamo un grappino. Va bene. Ah, perfetto, perfetto. Perfetto, Quando con insomma. sta pioggia che Ah, voleva va. oggi. Quello sicuro. C'è sempre da accudire le nostre amiche vacche, eh. Non Ah già, dobbiamo mica giusto. dimenticarci di loro. No. Niente. Ricarica pure il fertilizzante nel frattempo, col Va bene. 110. Tacchi il 110, c'è già la lama davanti. Che intanto che ci siamo. Diamo su questa specie di erpice rotante che ci aveva dato in prova, visto che non fa per noi. Così. Ah, ok. Così facciamo vedere che ci siamo ricordati che ci aveva dato della roba, altrimenti non voglio mica sembrare quello che. Niente, noi prepariamo. Nel frattempo aspettiamo Mr. Leopold. Oh, allora Matt, abbiamo già sistemato, abbiamo già preparato anche il rotante che dobbiamo andare indietro, ma scusami un Sì. attimo, ma perché questa forca è messa un po'. Ah, non lo so. Ma cosa hai bevuto? Ma io niente. Ne vai in saluto, No? Io no? no? La faccenda è strana. Molto strana. Molto strana. Eccolo, Chi è che è arrivato là? Chi è? Oh, Mr. Leopold. Mr. Leopold. Ehi! Mr. Leopold. Ah, col 110, sai cosa devi fare? Sai
Stacchi. Ma io lo trovo, sono 110, dove sta? Come non lo trovi? È qui. Eccolo. Porca miseria. Stacchi. Eccomi. Arriviamo, stacchi le forche da balloni e attacchi le forche da pallet che sono qua dentro per scaricare il bancale di grasso. Ah, ok, perfetto. Oh, bene, bene, bene. Si può già scaricare qua? È tutto vostro. Oh, che bello. Allora, attacchiamo subito al fend perché è tono con tono. Allora, andiamo avanti. Allora, andiamo un po' qua. Ecco qua. Dobbiamo alzare i piedi. Eccoli qua. Se no, si bagna tutto il grasso. Eh già. Oddio. Quante telecamere che ha sto crosetto, Mr. Leopold? Ma è funzionante? Ma. Come no? Proviamo, vediamo come funziona. Un pochino più avanti. Più avanti, ah sì, giusto. Sì. Giusto. Prima devo dispiegare il rimorchio. Così allora. Perché non funziona? Sarà fallato. Ah, probabile. Erano dimenticati di collegare qualcosa? Non lo so. Ah, perché forse ci vuole il prodotto dentro, forse. Può essere. Magari sì, perché girare a vuoto si rovina. Sì, giusto, è vero, anche quello. Sarà una sicurezza sua. Niente, adesso lo metto coperto perché con tutto quello che ho speso da lei viene un mezzo infarto a lasciarlo giusto. Fuori. Nel frattempo le carico, se ci sta, aspetta che vengo lì perché altrimenti non mi sentono qua. Ops, ho toccato così troppo. Aspetto, mi toglie anche la cassa di grasso, fantastico. Ottimo. Leopold, le chiedo, sa che le ho detto di fare la manutenzione alla trebbia, no? Sì, riesce a esatto, riesce a portarla sul carrello o gliela devo portare io con le sue ruote? No, secondo me ci sta. L'unica cosa è che poi non riesco a caricare quel coso qua, quello proprio qui. Ah, se no questo proprio qua lo buttiamo là di sopra con le forche. Tanto anche. Rottami più, rottami meno. È vero. Se vuole caricarmi la clash. Matteo, prendi le forche ancora. Sì. Secondo me ci sta tutto. E l'erpice rotante della maschio che non fa per me alla fine. Sa quello che mi aveva dato in prova? Non fa mica per me perché no. Ho visto che col Frandent riesco ad andare anche con un trattore più piccolo che c'ha un metro in più di lavoro. Quindi. Vabbè, niente, dai. Adesso non credo di riuscire a caricarlo. Però massimo se la prima volta che passate giù me lo portate giù. Comunque, se no, la volta che passo io lo ritiro. È al coperto. Sì. Lo rimetto in esposizione tanto. Sì. Niente, allora carichiamo la sei riuscito a prenderlo? È incastrato un attimino. Come incastrato? Mamma mia, proprio un baldacchino. Niente, noi intanto ragazzi carichiamo il giavellotto lì e la trebbia e dopo ci rivediamo nel pomeriggio quando arriva Mr. Manfred.